Hello, bentrovati e benvenuti in questo nuovo appuntamento con la Randomizer di Yokai Watch. E che succede qui? C'è nostra madre che dà il buongiorno al nostro padre perché va a quella riunione. Papà, ci stai nascondendo qualcosa? Ma è un uomo di affari, perché non va al lavoro con la borsa? Dove teneva dentro la manica? Cos'è, un asso? Capita? Asso nella manica. Ma quello Yokai gli ha fatto qualcosa? Che stavi facendo? Guarda, l'Alzheimer galoppa, amico mio. E poi controllare gli appunti. Che controllavi che il treno stava arrivando. Lo potevi vedere arrivare il treno. Ah, attenzione, qualcuno ha trovato dei documenti importanti. Si dice prima il dovere e poi il piacere. Ma qua stiamo facendo un videogioco. Se non è piacere questo, non so cosa sia. Quindi andiamo a fare qualche slottata. Penso sempre tre, perché qua mi ricordo che erano solo tre nel primo Yokai Watch. Però potrei sbagliarmi e spero di sbagliarmi. Ho diverse monete. Direi di iniziare con la 5 stelle, dai. Ce n'ho solo due, usiamole tutte e due, vediamo se esce qualcosa di recente. O solo oggetti. L'altra volta è uscita un'altra moneta. Perché che ho fatto io? Ho randomizzato anche gli oggetti che possono uscire dalla slot Kai. Perché non bastavano semplicemente gli yokai randomizzati, ma anche i premi della slot. No. La 5 stelle a quanto pare non va bene. Direi di andare con quella viola. Tanto una vale l'altra a sto punto. No, Giacca Allegra. Era quella di Danza e Tanza e Banza di uno dei tre. Eccoci qui. Allora, personale. È un nome personale. Quindi, documenti di papà, eccoli qua. Bene, mi fa piacere. Devo andare a portarglieli. Ah, ora possiamo andare però al centro. Il che è una cosa molto buona. Oh, ragazzi, che bello il centro. Ora si sblocca praticamente tutto. Ma... Ah, ma qua c'era... Ah, già, qua c'erano anche gli yokai nemici. Che paraculi. Guardali qua, guardali. Sì, ma scusami, io devo andare qua nel vicolo? Come un topo di fogna? Non è carino. Ovviamente la gente... Surprise, motherfucker! Mio Dio, che paura! E poi spunta a caso quello. Ma allora sei un pezzo di pistacchio, cioè. Insomma, oh mio Dio. Ah, fregato! Non ho visto neanche chi era. Mi stavo concentrando sulla minimappa. Magari poi in post farò, non lo so, una reazione. Non lo so, non ne ho idea perché non so chi cavolo fosse. Ho visto qualcosa di bianco con la coda dell'occhio. Ma non poteva essere Poliministro, vero? Non era Poliministro, no. Però documenti portati a nostro padre e a quanto pare erano di non importante perché il documento va a sviluppare Valdoro su larga scala. Quindi cosa vogliono fare? Far passare due fiumi. Ah, forse la Valdoro che vedremo poi in Yokai Watch 4. E Dimenticap ci insegue. Guarda, Dimenticap, se Tengu non mi dispiace, ma Canguilla già ce l'ho. Che poi erano tutti Tengu prima, perché ora è Canguilla? E via DB ci regalo perché nostro padre ha avuto una bella busta paga gonfia sto mese, quindi ci ha regalato la bici, bravo, bravo. Sì, solo merito nostro se abbiamo recuperato i tuoi documenti e dimentica però, insomma, è uno yokai, fa il suo lavoro. Mi sembra la musichetta dei cartoni animati inglesi tipo Trenino Thomas. Bob l'aggiusta tutto. Ma è inglese Bob l'aggiusta tutto? È americano. Ma mi ha fatto venire qua in bicicletta, poi qua la leva ancora. Vabbè. Ah, dobbiamo andare alla libreria? Va bene. E dunque, dov'è questo? Oddio, che succede? Non abbiamo intenzione di farlo. Farlo cosa? Vendere? Ci rivedremo. Cos'è, una minaccia? Ehi, quattro occhi. Che devi fare? Ovviamente Whisper dice, chiediamo al negoziante, ma saranno affari suoi? A quanto pare vogliono che vendano. Vuole che diventi un centro commerciale a tutti gli effetti. Beh, in Giappone esistono questi punti commerciali che sono delle vie lunghissime proprio. Altresì conosciute come gallerie. E vendi, te frega. E questo chi è? Ciao ti... Ah, professor Kubi! Chi sarà mai?
Ah, quanto pare ci sono stati degli incidenti, anche un incendio. Ma quindi è perché non vogliono vendere che ci sono questi incidenti? O perché devono vendere? È strano, eh? Perché accade un incidente? Perché devi vendere o perché non vuoi vendere? Ti intimo di vendermi bruciandoti il negozio. Ma una volta che me l'hai bruciato, poi devi rimettere a posto. Cioè, non. Dobbiamo visitare l'ospedale notturno per risolvere il mistero? Ma no. Oh sì, vediamo un po'. Ci sono degli oggetti per terra che non mi dispiacerebbe raccoglierli, eh. Devo puntare il mio orologio. Wow, rango A. Quasi sblocca la fila, amici miei. Questa faccenda non mi piace. Non mi piace neanche un po'. Proprio no. Pensano di poter fare i loro comodi nel mio territorio. La pagheranno cara. Potrei punirli io stesso. Ma dove sarebbe il divertimento? che li punisci? Vi aspetterò al cantiere in centro dopo il tramonto. Giocherò un po' con voi. Venite all'appuntamento. Va bene. Ah, ci fa anche i suoi saluti. Ossequi. Va bene, ciao. Che poi se vogliamo entrare senza il rango A, però avendo una visione molto limitata dell'insieme, possiamo arrampicarci. E ci sono. C'è Dan Doodle lì, wow. Sì, vabbè, il nome è italiano, lascia quello che è. No, voglio solo raccogliere l'oggetto. Amuleto antico, sti cavoli, allora amuleto antico. Tra l'altro io trovo sfere mega così a caso, quindi penso che un'altra la posso utilizzare, è la terza che trovo già. E non mi dispiace per nulla. Rango C, oh mio Dio, ci vuole il rango C. Allora andiamo dall'ora di italiani e aumentiamo il rango, mio Dio, che rango. È calata la notte e siamo pronti ad affrontare il cantiere. Chissà quali oscuri pericoli ci sono al suo interno. E. Ah, attenzione! Koma-san, per 1000 giravolte! Gelo coda! Oh, mio Dio! La seconda forma del poliministro! Ciao, sono qui! Non ti voglio mai incontrare nella vita. Quindi, dove bisogna andare? Bisogna passare proprio. Ah, no, posso andare direttamente qua sopra per le scale. Sì, però faccio il giro corto. Voglio andare direttamente al fondo di questa faccenda. Non è importante. A parte che potremmo anche andare sopra levando sti due coni qui. Cioè, non è che. Dove si passava di qua? Ok. Tengu paura. Tra l'altro, ho attivato anche la missione del rango B. Quindi, se dovessi trovare lo yokai che mi dà accesso al rango B, che è da sconfiggere uno dei tanti. Ok, non mi pare fosse qui la strada giusta, però. Bisognava proprio venire qua. Eh sì, guarda un po', perché poi si sale. Ah no, c'è quello già il poliministro lì. No, 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 no. Due poliministri, mamma mia. Andiamo sopra, dai. Torniamo sopra. Qui. Bene. Barbombella è rimasto lì. Allora, dove bisogna andare? Andiamo a fare un bel giro lungo. Ok, Puzzetto se ne può andare via. Beh, direi che siamo pronti alla sfida allora. Ci siamo? Siamo in cima. Ecco Kyuubi. L'abbiamo trovato, Kyuubi. L'abbiamo trovato, oh no. Eccolo, è Kyuubi. Bene, bene, bene. Ma guarda, c'è quel piccolo fifone di Koma-san. Sì, ce l'abbiamo fatta, è stato facile. No, non ci siamo aggrappati l'uno agli altri. Gli yokai non è che proprio mi stessero dietro, perché sai, li chiamo con le medaglie. Forse tu non lo sai perché sei nuovo di questo mondo con gli orologi e quant'altro, però. Ok, sì, devo darmi da fare per proteggere Valdoro? Allora, non mi ha fatto la cinematic, prima cosa. Seconda, è veramente Blancon. Che palle, finora sono uno yokai diverso. Cominciamo.
Non ho la ruota. Ok, è invisibile. Non so cosa devo fare. Non la vedo, è scomparsa. Ah, perché devo prendere i... Oh mio Dio, è scomparsa. Non vedo niente. Non c'è niente. Cacchio. Ah, ok, è tornata, bene. Fermi tutti, fermi tutti. Buoni. Unione oscura, sì, va bene. L'importante è che si vinca sto coso qua. Vai. Memoria muscolare. Stupenda. Che è lì? Mi fai schicchere. Che è? Il biglie? Ok, questo qui pure. Ok, dai, let's go. Let's go. Dai, prendiamo proprio qua. Apriamo lì la cicatrice. Facciamo uscire il cervelletto. Poi bisogna vedere se è solo una cicatrice del teschio o se è della pelle. Che sai, anche i teschi hanno le cicatrici se sono stati ricuciti, no? Poi non è che ricuci il teschio, però... Insomma. Melma! Ok, vai. Gelocoda, vedi un po' che facciamo tu, cosa fai? Non l'ho mai visto quell'attacco. Mai. Mai visto. Bello però. Mi sa che con un po' più di energy max, di potenza, di livello, ovviamente, intendo. Mi sa che sarebbe stata una bella figata da vedere. Ah, ok, ha fatto bubu 7 te. Continuiamo. No, ma non serve fare energy max, è finita. Un attacco ed è andata. Ma non prende danno? Aspetta, che fa? Non prende danno? Non sta prendendo danno. Ah, ok. Proprio all'ultimo, bene, un po' di punti esperienza in più. No, non prendeva più, non calava più la vita. Dico, che è successo? Forse ci vuole un attacco ben assestato. Infatti, guarda un po' è andata. 1239 punti. Siamo quasi con tutti a livello 30. Non è male. Ok. Ah, ok, si sblocca da sola, ok. Si è sbloccata da sola parlando con Fiammocchio. Meglio così. È fatta. Ti sta bene. Quello che succede a chi viene a creare scompiglio nel mio territorio. Quindi, in poche parole, era tutto quanto un barbatrucco per farci sconfiggere Blancon e tu stare con le mani in mano a guardare. L'incendio a Via dei Fiori non è opera mia, ma di un altro yokai. Ah, ok. A te piace vivere qui. E sei qui da tempo in memore. Ah, perché sei custode, quindi ci sei per forza da tempo in memore. Almeno da un centinaio di anni, quasi. Se non di più. Da quando c'è Valdoro, praticamente. È andata. Wow, sono contento. Meno male che è finita bene, perché sennò dovevo fare un'altra volta la lotta. Almeno che tanto non c'era problema, ricaricavo il salvataggio e tanti cari saluti. Però è andata bene. Bene, il video allora termina qui, vi ringrazio per averlo seguito. In descrizione trovate tutti quanti i link utili e anche al canale Discord. Tanto il link non scade mai. E se ancora non siete iscritti al canale, magari iscrivetevi a noi. Ci vediamo ovviamente al prossimo video. Bye bye.